Siamo tornati nello studio di Uno Mattina e torniamo a parlare del santuario di Lourdes. Qui con me in studio Giusy Versace, una donna che non ha bisogno di presentazioni, ma soprattutto una grande amica, giochi paralimpici di Rio de Janeiro, ai campionati mondiali di Doha, in Qatar, di tutto di più. Però la cosa che ti vorrei chiedere, Giusy, perché quando sei stata anche qui quest'estate, tra l'altro in tanti ci hanno scritto proprio per la tua testimonianza, e sei stata anche un faro per donne e uomini che hanno avuto problemi durante il loro percorso. Allora, dato che noi vogliamo parlare di Lourdes, ti vorrei chiedere quando è stata la tua prima volta, come hai conosciuto anche il santuario e che cosa ti aspettavi? Bella domanda, intanto perché Lourdes è stata una scoperta. La vedevo un po' da lontano perché mia nonna andava con le sue amiche quando io ero piccola, ma in realtà quando persi le gambe nell'incidente stradale del 2005, una mia zia volontaria all'Unitalsi mi fece fare una promessa dal letto dell'ospedale che se fossi tornata a camminare sarei andata a Lourdes a ringraziare quella Madonna alla quale io tanto mi ero aggrappata. Quindi nel 2006 andai come pellegrina, non per chiedere una grazia, ma per dire grazie. E davanti a quella grotta ebbi anche la forza di girare quella domanda che per tanti mesi mi tormentava del perché a me, perché io, perché devo portare sta croce che ho fatto di male. E davanti a quella grotta una voce mi ha sussurrato all'orecchio, girala questa domanda, perché non a te? Da quel momento io ho iniziato a sentire anche la voglia, il bisogno di dare una mano, vedevo tutta questa gente che si dava da fare e devo dire che allora la presidente dell'Unitalsi Calabria mi diede la possibilità di stare al refettorio semplicemente a preparare il caffè. Io pensai di perdere un pomeriggio, invece mi sono resa conto che basta poco per riempire la vita della gente. Che bello, forse veramente il dono più bello quando riesci a capire cosa fare per gli altri, quindi donare. Poi la parola anche donare è proprio bella. Allora, lunedì scorso stavamo dicendo che è partito il primo viaggio in treno proprio per Lourdes, organizzato dall'Unitalsi, con oltre 3.500 volontari, veramente un grandissimo esercito. Allora, Antonia, ritorniamo da te, sei con il presidente dell'Unitalsi Nazionale, Rocco Palese, buongiorno. Allora, siamo tornati alla normalità. Antonia. Sì, alla normalità. Innanzitutto ti diciamo a Massimiliano dove ci troviamo, nel luogo dell'ultima apparizione, quella statua è la statua di Bernadette, dove era proprio e quello che stava vedendo, l'apparizione di Maria. Rocco Palese, che è presidente Unitalsi, appena battezzato dalla pioggia. Sì, da solo 10 giorni sono il presidente nazionale di questa grandissima associazione che mi riempie il cuore di gioia e di responsabilità. E qual è stata l'emozione nel ritornare in treno? È assolutamente una grande emozione, la mia è poca cosa, ma raccogliere l'emozione degli ammalati e dei disabili alla stazione, in aeroporto, si vedeva dai suoi occhi, dai loro cuori, che sprigionavano una gioia immensa per questo incontro che devono avere con Maria, che è lì nella grotta, insieme a noi, ogni giorno. Sì. Grazie Presidente. Allora, a proposito di belli incontri, qui Massimiliano se ne fanno davvero tanti, fa parte di Unitalsi anche Salvo, che viene da Catania. Perché? Che cosa ti ha portato qui con Stefania e tutta la tua famiglia? Sono qui con la mia famiglia per chiedere una grazia per mia figlia Alessia, che purtroppo soffre di una grave patologia oncologica. E quindi siamo venuti qua per riaccendere questa speranza che un po' l'avevamo persa, però qui la stiamo riconquistando giornalmente con le preghiere davanti alla grotta. E niente, ci sentiamo molto sereni. Con l'aiuto di Unitalsi che vi ha aiutato a stare a Roma per le cure al Bambin Gesù, ricordiamo anche l'attività di Unitalsi. Sì, noi siamo in una casa accoglienza dell'Unitalsi da diversi anni, grazie all'Unitalsi abbiamo avuto la forza di continuare a lottare con tutta la famiglia, perché ci ha ospitato in questa casa accoglienza e proprio ci siamo sentiti veramente coccolati in una grande famiglia. Avete trovato una famiglia, ma qui di famiglie ce ne sono anche di appena costituite, e chiedo ai ragazzi di venire qui. Eccoci, Dario e Antonia, Alessia. Però la prossima testimonianza, sono curioso di Giusy, perché io non sono mai stato purtroppo lì a Lourdes, spero di andarci presto, però tu hai vissuto per tutte le volte
volte che sei andata lì, hai conosciuto anche nuovi amici. E qual è l'emozione quando ascolti comunque testimonianze di questo genere, di persone che non solo chiedono una grazia, ma persone invece che vogliono dire grazie come hai fatto tu? Ma guarda, Lourdes, io sono diventata poi volontaria all'Unitalsi. La prima volta partì come pellegrina e mi sono fatta travolgere da questa meravigliosa famiglia all'Unitalsi con orgoglio. Sono volontaria, rosico anche nel vedervi lì, perché volevo essere lì e non mi sono potuta organizzare, ma spero di andarci presto, perché quel posto ti dà la possibilità di riflettere, di staccare, di pensare, di respirare, ma soprattutto mette a confronto storie. Ognuno trova poi le sue risposte, ognuno trova cose diverse. Lourdes dà, in base anche a come, in base anche allo stato d'animo con cui tu ti presenti, con quale vai, le aspettative che hai. Io ho trovato anche un mondo di giovani che nell'Unitalsi danno vita a tante iniziative. Ho potuto fare diversi flambò insieme a loro e ho avuto anche l'onore e il privilegio, insieme agli amici dell'Unitalsi, di dare la mia testimonianza sul palco, anche insieme all'amica Simona Azzori, la ballerina senza braccio, una mia carissima amica. Ci siamo divertite tanto. Lourdes regala anche profonde emozioni, ma momenti anche di sorrisi, perché è bello la sera, dopo aver fatto la Via Crucis, dopo aver pregato a lungo al freddo e al gelo davanti alla grotta, portare i ragazzi dell'Unitalsi, quelli che comunque magari durante l'anno si vedono soli, escono poco, portarli anche al pub sul Ponticello a bere una birretta insieme, festeggiare. Sì, forse anche una cosa normale, lo stare insieme, per dirti, no? Che spesso capita invece essere sempre più isolati. Lì invece hai la possibilità di poter non solo conoscere nuove persone e stare insieme, così come queste nuove persone di Antonia, la famiglia che ci stavi presentando. Sì, Massimiliano, ti dicevo, tanti belli incontri, ad esempio una famiglia da quanti giorni, Dario? 29 giorni. 29 giorni, e però 6 anni di volontariato. Sì, ha 6 anni che faccio parte dell'associazione, è il mio 5º pellegrinaggio e non mi fermo mai di venire qui. Tra l'altro una testimonianza importante, quante ore di treno per venire da Bronte, dalla Sicilia? Quasi 48 ore. 48. E si è convinta anche tua moglie, l'hai convinta bene, ma eri convinta subito? No, all'inizio no, era un po' titubante, però poi ci è riuscito. Ecco, e Alessia, qual è l'emozione adesso? Sono tante le emozioni, è inspiegabile, c'è una pace inspiegabile. Ecco. E poi Massimiliano, abbiamo una testimonianza davvero particolare, ecco accanto a me Valentina, tu sei una dame, una delle tante straordinarie dame che prestano assistenza agli ammalati, ma anche a coloro che li accompagnano, quindi anche assistenza psicologica. E tu oggi hai un ruolo particolare. È quello, io vengo dalle Marche, precisamente da Senigallia, la zona che in questo momento è stata più colpita dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo portato con noi sono state tante lettere di speranza, e quello che noi portiamo con questo pellegrinaggio, con la nostra sottosezione, è quello di portare un messaggio di speranza e di incoraggiamento a tutte quelle persone che in questo momento sono state colpite da questa improvvisa e imprevedibile catastrofe. Ecco, Antonia, grazie, Antonia, grazie, grazie. E una... un saluto dalla famiglia, sì, che ti è salutiamo, solo una piccola rappresentativa di Unitalsi. Ti salutiamo e tra l'altro, proprio come stava dicendo Giusy, la voglia di stare anche lì. Per chiudere, però, una curiosità, il fatto comunque, stava dicendo anche a Senigallia, le Marche, quello che è accaduto, il volontariato, tante persone unite per dare una mano. Questo è anche un allenamento, quando andare lì, quando non c'è bisogno. Bisogna andare lì, non c'è bisogno. Peraltro, Lourdes, in tanti mi chiedono di raccontarlo. Io rispondo che quello è un posto che difficilmente si può raccontare, va vissuto. Quindi noi dobbiamo invitare tutti ad andare una volta nella vita, perché ognuno raccoglie qualcosa di diverso. Ricordati che noi abbiamo ancora Santiago e Compostela da fare insieme. Promesso, e quindi abbiamo siglata anche Lourdes. Grazie. Ringraziamo Giusy Versace, grazie per essere stata qui con noi.